Signori e signori, ma bentornati. Ah no, devo aspettare. No, puoi partire. Oh, ah, faccio. Puoi faccio... andare. Bentornati in un nuovo episodio di Bioshock con il Big Daddy che vi saluta. Allora, vabbè, dovevamo prendere. Buonasera, aspetta, aprire! Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti... Allora, sì, io stavo partendo a bomba. Allora, dobbiamo entrare qua per vederci faccia a faccia con la Tenenbaum. Che ci aspetta di là? Qui abbiamo Tenenbaum, già... Vai. Tenenbaum! Ma nel frattempo, perché devo stare fermo un attimo? Perché non riesco, sono troppo agitato. Si muove in continuazione. Vada, schiaccia il bottone. A chi guarda il video gli verrà la nausea. Che è? Oh, oh! La Tenenbaum! Ah! Fisto? Ecco perché devo combattere Sophia Lamb. Lei usa le nuove sorelline. Lei usa le nuove sorelline per qualcosa. E io sono e lei è tornata per salvarmi. Se non lo faccio, le bambine moriranno per i miei peccati. L'incubo di Rapture si ripeterà per sempre. Ora dobbiamo cittadini di Rapture. Questo è il soggetto Delta. Dietro quella maschera si nasconde il nemico del popolo. Senza c'è. E senza sentimenti. È una bestia solitaria e in quanto famiglia, uniti dobbiamo strappargli la mandibola e ricacciarla nell'oceano. Mm-hmm. Perché la mandibola proprio? La Lamb metterà su quadro questo. Però fa parlare. Per spingere i combinanti finché non saremo in salvo. No. Hai capito cosa devi fare? Ma no. Tieni a bada i combinanti. Ciò vuol dire che ne arriverà qualcuno. Blu, perfetto, così hai un po' più di potenza. Bravo, tu sei sì, le telecamere... troppo bravo nel giocare. Sono fortissimo. No, ho sbagliato. Vabbè, funzionava anche così, Bravo, fatela fuori voi, fatela fuori voi. Oddio. Chi è quello? Che brutta gente. Che c'è? Allora, Dov'è la Tenenbaum? È lì? No, vedi, non è perso niente di vita, sono spirito. Aspetta che vengo qua nell'acqua. Bravo, la cosa dell'acqua è carina. Aiuto! Ma cos'era quella roba che è saltata? Eri tu che l'hai usato? No, non lo so! No, aiuto! Sei un po' agitato, mi pare. Cioè, stai calmo. Hai distrutto tu, credo, l'elicottero. Sì. Bene, fatelo fuori per favore. Bene, è risaltato l'allarme. Torna dalla Tenenbaum, vedi una... Oh, c'è un sacco di cadaveri da controllare. Aspetta che c'è un sacco di gente. Ah no, è finita. Obiettivo completato, tieni alla larga i ricombinanti da subire l'allarme. Grazie. Bene. Grazie. Hai vinto con premio. No. Ora devo lasciarti, mi dispiace. Ma hanno bisogno del mio aiuto prima che la città anneghi. Quest'uomo, Sinclair, è un alleato e ti guiderà da Eleanor. Ma chi? Un nuovo personaggio che ti aiuterà. Sinclair. Bob. Eccolo qua. Eccolo qua. Un eroe corazzato con tanto di destriero di ferro. Mi chiamo Augustus Sinclair, figliolo cavaliere. Io e la vecchia Tenenbaum nutriamo un interesse comune nel quartier generale di Fontaine. Lo stesso posto in cui troverai Eleanor Lamb. Credo che potremo essere ottimi alleati. Porta il treno fino al Ryan Amusements. Ci vediamo lì tra poco. Va bene. Portare il treno fino ad Amusement o roba del genere. Il treno dovrebbe essere lì. Non riesco a capire come sia fatta bene la... È brutto non giocare perché non hai la percezione degli spazi. Giocando invece riesci a... A percepire meglio le cose, dove si sì, trova, dove... è come se tu li aprissi dal vuoto, nel senso... Vediamo la mappa, allora, dove... Un quadrato. Ah, è un quadrato gigante, quindi abbiamo un certo Bob Sinclair... Bob, lo chiameremo Bob. Perché mi viene in mente Sinclair, e quindi Bob Sinclair. Come, per chi ha la mia età, come il cattivo di diciamo, di Twin Peaks, Bob. Twin Peaks, l'ho già sentito, sai?
Però non l'ho mai visto. David Lynch, quindi un regista assolutamente matto, fuori di testa. Qui fai partire il treno. Ah, allora aspetta, prima del Quindi ti treno. dico tutto. No, dovevo vedere qua se c'era qualcosa. Sì, qua no. Ok, non c'è niente. Fai partire il treno. Ok, facciamo partire il treno, però Abbiamo c'è. 5 minuti per lo Sì, e Shareplay. poi la riconnetto, la riconnetto. Sappiate che tra 5 minuti c'è la pausa caffè. Partiamo col Ok. treno. E adesso parte il treno. È carina sta scena, mi pare di ricordarla sia carina. Mi Ma va in pare. acqua? No, come si è bloccato? No. No, E c'è Ryan, la. ma Tun 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 tun. è C'è la tutto musichetta, è arrugginito, vedi che è bellissima. tutto arrugginito, è carino perché rispetto al precedente in cui è tutto molto pulito, anche se Sì. strano, cominciava a essere un po' bruttino, qui proprio è arrugginito, sono cresciuti i coralli sulle cose, l'acqua di mare brucia il metallo fondamentalmente, lo Sì, fa arrugginire no, molto è rapidamente. completamente corroso con i coralli, ma anche dalla copertina banalmente si può notare la cosa, eh. Sì. C'è una parte, Ehi, meglio se usare i non freni, ricordo, sto a meno confondendo le che non cose, intenda vediamo. andare a fracassarti contro quel ghiaccio laggiù. Va Mi dicevi del bene. ghiaccio, Oh, che tu mi speriamo. scioglierai, immagino, solo quando avrai il potere del fuoco, che dovrai acquisire. Come puoi vedere, capo, la stazione è tutta ghiacciata. Per E raggiungere Eleanor Lamb al quartier generale di Fontaine, dobbiamo aprirci un varco. Ora, per sciogliere il ghiaccio ti serve un plasmide. Nel parco dei divertimenti laggiù, un tempo, vendevano un ah, il delizioso parco dei prodotto chiamato divertimenti. incenerimento. Trova un modo per entrare. Quanto a me, io ho già visitato tutte le attrazioni. Il parco divertimenti, se non ricordo male, è la parte più bella in assoluto che tu possa, che io abbia mai visto in un videogioco. Perché a me affascinano i Luna Park e i parchi divertimenti, ovviamente lasciati decadere a se stessi, No, oddio, mi è semidistrutti. venuto in mente, ma Cioè, che inquietante sarà allora? è tanto, 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 tanto inquietante. C'è un Luna Park abbandonato sotto il mare, è qualcosa di meraviglioso, cioè, da abitarci e vivere nel costante terrore. Madonna. È troppo angosciante? Ho detto una Sì, roba troppo angosciante? sì, 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 direi. Ma no, Ok, notavo mentre mi muovo in maniera movimentata. va bene, non prendiamo tutta la lettera, ma stai ancora qua da fuori? Ma è tutto distrutto, mi impressiona perché nel primo scendi in acqua e qualcosa c'è ancora di, come si può dire, di funzionante, tra virgolette. Qui adesso è tutto distrutto completamente. Vediamo se qui c'è qualche easter egg. Io, ecco, spiego il motivo per il quale io viaggio in giro guardando tutto. Ho questa cosa che vorrei tantissimo trovare almeno una volta da Perché solo, sei fissato degli e easter egg. paranoico. Sì, è vero, lo ammetto. Vediamo se qui c'è qualcosa. Ecco, infatti. No, a parte scherzi, allora, scusate, C'è questa stanza mappa. che però non credo che tu possa aprirla fino a che non farei parte. Hai saltato una stanza, eh? Scusa, eh? Hai saltato Ma non indietro? si apre questa? Ah no, si apre invece. Ce n'era un'altra che invece dovrai aprire successivamente, Che è quella lì. No, quella? a Quella lì sinistra. non si apre Torna questa? indietro. Questa qui non credo, però prova, è quella della sala di comando della partenza del treno. Non so se la puoi usare, non questa, l'altra. Ok, Ah, questa, ok. torna Credo indietro, che ma sia a chiusa. destra, vai avanti. Questa. Prova Ah no, è a vedere aperta. se si apre. No, si apre, quindi bene. Bene, bene. Da qui poi dovrai far partire il treno, perché è una sala Qui. comandi, se non ricordo male. Ma adesso ovviamente ti serve solo per avere la Sì. roba. Bene, l'unico posto dove puoi andare è quello. Ma non ho capito, quindi vediamo, perché potrei anche sbagliarmi, ripeto, magari non è questo quel Luna Park che intendevo io ed è nel 3 poi. È una scoperta continua. Quindi, allora, aspetta un po', vediamo. Allora, nel frattempo io ho dei soldi. Nel frattempo io ho notato che sta per scadere il tempo. Però, che Sì. Pausa, dire, abbiamo una pausa caffè, così. Pausa sì. caffè! Ok, rieccoci. Rieccoci, bentornati a ca Pausa Caffè, spero vi sia piaciuto. Allora, si diceva, She is
Over Salvation. Non mi ricordo cosa vuol dire. Non mi ricordo, non riesco a tradurlo più che altro. Noi siamo, se non ho capito male, la vostra salvezza. No, no, lei lei è è lei. La nostra salvezza. Lei è la nostra. Lei è la nostra salvezza. Qui, qui. Ci sono anche i soldi. Ma non puoi prenderlo perché non hai. Non hai il. Tu non hai fuoco! Pagliaccio del cazzo! Ma che modi di parlare sono? Eh sì, peggiorano leggermente, leggermente. Ma no, è che si sentono bene. Eh sì, abbastanza. Quello era un distributore di giornali, ma è vuoto. Vabbè, niente, niente giornale allora. Vediamo. Che inquietante perché... la musica. Si fa... Dici? Si fa inquietante, signori miei, signori miei. Oh. Vieni qui, pagliaccio del... No. No, scusa. Ogni tanto mi viene da fare Big Daddy di vecchio stile perché non abbiamo ancora incontrati, non sappiamo la voce dei nuovi Big Daddy. Wow, ma soldi. Che cos'è? Si entrerà da lì. Aspetta, gira, guardati intorno dove devi entrare. Aspetta, vediamo. Allora, vediamo. Aspetta, e la Madonna. No, vabbè. Ma quanto è grande? Sì, forse è meglio che ci sei prima. È grande, grande. Allora, io sono qui, giusto? Sì, sì. Vabbè, facciamo tanto, tutta la parte superiore e poi a scalare, no? Tu salve, sei un modello vecchio, figliolo. Sì. Serie Alpha, credo. Delta. Ora Raptor è piena di meraviglie scientifiche come te. E se solo potessimo venderle al mondo esterno al mio prezzo, beh, farti tornare normale sarebbe una passeggiata. Una volta trovata Eleanor, non avremmo limiti. Sì, secondo me questo qui me può vende. Un altro paraculo, come Atlas. Sì, questo sicuro. Io ci... Comunque, poi magari diventa... Comunque, che ti possa tornare normale, ti dice che trova Eleanor, mm. Mi stai vicino a lei, perché sennò... Eccolo, potenziamento! Potenziarma, primo signore. Potenziamento. Cosa potenzi? La trivella? Il rivetto, il spararivetti. Il rivetto. Va bene. Guarda che potenzia. Guarda che potenzia. Dentro la TV c'era delle cose. Beh, interessante. Dentro il frigo? No, questa volta niente. Allora, di qui si va giù. Il che significa che e si apre un altro spazio. Però la facciamo. Dobbiamo vedere lo stanzone grosso fuori prima. Wow, tante armi, security inverse. Prova a sparare e rompere il vetro, magari. Non consuma un rivetto per rompere il vetro. No, non si può. Non c'è un pulsante per aprire, magari, da qualche parte. Perché sarebbe bello poter prendere quelle armi, ma non si può. Neanche con questo? No, niente. Peccato. Peccato. Niente, vai nello stanzone, vediamo un attimo che cosa c'è. Sì, peccato veramente. Che c'era un mitragliatore che potrebbe diventare la nuova main master arma incredibile dell'universo. Main master arma? No, di lì non è, c'è quella porticina lì, o quella porta lì gigante, oppure devi proseguire lungo. E qui? Ingresso a metà prezzo per i bambini al di sotto di 3 anni. Quindi per me è gratis. Oh, no, ma qui è niente, devo andare giù, vabbè, niente, mi costringe. Devo andare giù, basta. Va bene, andrò giù. Lo faccio. Lo faccia. Tanto qui si salva e quindi e poi dovranno spiegare anche la camera della vita. Ma no, quello è il salvataggio del gioco, che spiega la camera. A me piacerebbe una spiegazione anche su quello. Certo, su tutto ti devo spiegare. Sì. Immagina. Immagine. C'è qualcosa da fare. Immagino. No, basta, sennò mi chiudono. Niente, non si apre. Perché, perché non puoi passare? Perché c'è, sento di girare. No, ciccio. No, aspetta. Vomito, lancia il dardo. Immagine all the people. Sul 2 ti sei fermato. Tanta roba. Era una questione. Dovevo fermarmi su. Chi c'è? Salve. No, lei è Sinclair. No, lei è morto. Sento voce che mi ricorda Mister qualcosa. Big. Dov'è?
Non fammi e vedere il Big. Li hanno fatti bene. No, vabbè, lo devo vedere il Big. Fatemi, passi, dove devo andare? Il biglietto, quello era il biglietto. Puoi andare a entrare da una porta. Questo dovrebbe garantirti l'accesso al parco. Ma incenerimento ha un costo in Adam, una sostanza genetica in grado di riscrivere quello che ho detto io. Quella roba si trova nel pancino delle sorelline, quindi dovrai trovarne una. Ho sentito dei sussurri nel salone Eldorado. Ho sentito anch'io. Quindi dovrei uccidere un Big Daddy. Evidentemente. Oh. Però... Grazie. Ma ha aperto ha lei. Il vetro. Signori. Signori, vi do il benvenuto nel nuovo regno della mitragliatrice. Siamo tornati con e la mitragliatrice. Se non aggiornavi l'avreste aggiornata adesso. Si diverte questa cosa. Sì. Bello, cosa ho fatto? Aia, oh. Aspetta, beh, spara rivetti, mo. Vai, con anche un po' di rivetti, perché sennò si consuma tutto, e poi avrà Big Daddy da affrontare, almeno. Poi l'hai potenziata. No, ma infatti, no, ho bevuto il Merlot, anche qui il Merlot. Beh, adesso puoi entrare. Guarda che ti sei illuminato dove mettere il biglietto. Sì, lo so, però volevo vedere, qui non c'è il pagliaccio? C'è il pagliaccio qua. Devo comprare dei proiettili già. Perché ne ho troppi pochi. Se devo affrontare il Big Daddy, lo devo fare e bene. E poi nella parte centrale non puoi saltare dentro? Vabbè, vai avanti. Allora, aspetta, adesso lo scopriamo. Aspetta, devo aggirare un attimo. Tanto così sì. Veloce da girare. Oh, il blu? L'hai preso blu? No. Sì. Ti sei fermato sul verde? Ah, no, l'hai preso, ok. Però ne avevo pieni di rivetti. Ero pieno di rivetti. Aspetta, se riesco ad andare giù. Dardi di aggiramento, anche niente. Non so quanti tu ne abbia, però. Dardi di aggiramento, vediamo, si vede lì 6 su 9. Beh, dai, 6 su 9 ne ho. Okay. Perché mi mira da un'altra là? Allora, scusami, perché cos'è che dicevi in mezzo? No, se ci sei, è dove, dove volevo andarsi, ci sei andato, perfetto. Che devo fare qua? Bene, entriamo nel parco dei divertimenti di Rotto. Semplicemente scherzerei. Benvenuto. Vediamo se è quello che intendevo io. Tieni presente che se quello che intendevo io è enorme. Enorme. Museo di Rotto. Ma è Ryan? Sì, mi sa che è quello che intendevi tu, guarda. Poi sì, c'è la parte sotto. Poi... Purtroppo mi sa che me lo perdo per un attimo. Allora, torniamo subito. Ok, allora, continuando, qui c'è scatto sportivo. Scatto sportivo. Hai raccolto il tuo primo tonico genetico. I tonici costituiscono delle abilità passive i cui effetti benefici sono molto vari. A differenza dei plasmidi, i tonici non vanno attivati, producono i propri effetti non appena vengono equipaggiati. Ecco. In questi pericolosi tempi pericolosi non fa mai male essere un po' più veloci. Ricorda, non devi superare il ricombinante impazzito, ma solo il tuo vicino. Va bene. Bene, slot vuoto, poi dovrei pagare gli slot. Ma sono veloce. Allora abbiamo questa a destra prima. Allora vai prima a destra. Mettiamo lo spara rivetti se ce la faccio. C'è qualcuno? No. Sta folli. Prova a entrare, ma non credo che si apra. Non credo. È allarmata quella porta. Ah, c'è anche qua la mappa, figata. Qui ho preso tutto, sì. Qui li fanno saltone, eh? Sì, no, infatti. Potremmo andare dall'altro lato. Wow. Altro lato. Ma lei è viva o... Ah, no, ok. Vediamo cosa c'è dentro lì, perché puoi attivarli a volte. Gira a sinistra, c'è il pulsante. Una notte, Andrew Ryan si sveglia mentre naviga sull'Atlantico con la sua nave a vapore, l'Olympia. Il suo qui ti spiega. Viene interrotto da un pensiero preciso. Qui, grida al suo equipaggio mentre si strofina gli occhi. Gettate l'ancora, cominceremo a costruire qui. Ah! Quello dopo?
Allora. Rifornita di materiali e macchinari da costruzione, l'Olympian torna con un nuovo carico. Una piattaforma sommergibile ipermoderna soprannominata Sali e Scendi trasporta rifornimenti e lavoratori sul fondo dell'oceano, molto in profondità. Figata, signori, mi racconta tutto, mi spiega tutto. Beh, se vuoi scendere, se no continua sul corridoio e fatti spiegare tutto. Tanto anche già che ci siamo. I primi rifornimenti sul fondo dell'oceano, la piattaforma viene ancorata permanentemente. Enormi travi di ferro vengono fissate per centinaia di metri nella roccia e nella sabbia. Sotto la piattaforma, gli ingegneri sono al lavoro per superare ostacoli come pareti rocciose dure come diamanti. È strano che non dia più sottotitoli. Sì, infatti. Ma probabilmente perché non è un dialogo, probabilmente. Esatto. Ma sai che al momento non è quello che ricordavo. Magari è del 3, quello che ti veniva in mente a te. Quindi lì c'era una porta. Oh, adesso vediamo. No, qui si è spento. Hai qualche altra roba da ascoltarvi di fronte, vedo. Uno è rotto, questo è scattato, ci vedo un po' in meno. Il lavoro procede invece è... La piattaforma non è altro che le fondamenta di Raptor. Gli operai lavorano giorno e notte per creare la metropoli che vedete oggi. Boh, io non so dove tu debba andare, ci sono tante porte. Qui non sono benvenuti quelli come te. Ah, aiuto, non vuole ascoltarmi. Wow. Vabbè. Hai sentito? Qui non sono benvenuti non quelli come te. Non vuole ascoltarmi. C'è una signorina che la facciamo fuori in un Salve attimo. Signora. Mi Salve. Stava più simpatica quando non parlava, perché mi chiudono le porte in faccia? È anche un po' più difficile qui gestire il suo metodo di voglio vedere tutto, perché il tutto è tanto, non è più come nella vecchia Rapture, nel primo, delle stanze o degli ambienti comunque ridotti, qui gli ambienti sono proprio grandi. Sì, sono giganteschi, anche perché più si va avanti, tanto più i mondi si tendono a crearli enormi, in maniera spropositatamente enorme. Se non mi raggiungi sarò intrappolata qui. Posso solo contrabbandarti questi doni, è il massimo che posso fare. Va bene. Ah, ecco, vediamo cosa ti ha dato. Trivella affilata. Nuovo tonico, trivella affilata. Credi che il combattimento sia una faccenda personale che va risolta faccia a faccia? Con trivella affilata gli attacchi con la trivella infliggono danni maggiori. Però, ma chi è che c'aveva la trivella a parte me, tra l'altro? Parte Big Daddy, scusa. Vabbè, vendevano i tonici per le trivelle. Magari volevano creare un potenziamento trivella negli esseri umani, non so, che ne so io... Entrare nella testa di Andrew Ryan è complicato. Era un personaggio. Che personaggio. Però qui si va verso l'obiettivo, mi sa. No? Verso l'obiettivo. Eldorado aveva detto. Quindi sì, sembrerebbe. No, non riesco a vederlo. Non riesco a vederlo. Sì, si va verso l'obiettivo. Vabbè. Allora, prima di andare verso l'obiettivo, voglio vedere il resto. Scendi giù allora. Ah, aspetta, però qui non, qui non abbiamo ancora visto nulla. O la stanza laterale o scendo giù, sì. Qui c'è una stanza unica, questa puoi vederla, me la ricordo, è una sala giochi, ci sono le slot machine, c'è un po' di gente da ammazzare. Immaginiamo. E sento una musichetta anche si È tornato l'indovino. Beh, magari sarà rapido e indolore. Ma sei un... Vabbè. Ah, aspetta, puoi utilizzare anche quelli per guardare fuori, se non sbaglio. No, mi sbaglio. Era un altro... Eccolo qui, forse. No, era un altro gioco allora dove si poteva. No! Perché era una figata, poter guardare fuori qua. Mi ricordo male. Ricordo che era probabilmente un altro gioco. Mi ricordi, sono. Ti voliscono. Non si preoccupi. Allora, aspetta un po', vediamo un po' qualcosa. Ah, c'è un coso per le armi, ma noi di cose ne abbiamo. Armi. Poi. Qui sto scendendo però, No, sì. Però il bagno conviene farlo. Allora lo facciamo. Subito. Chi è che piange in bagno? Dai, fatevi vedere, su. Qualcuno alle sue spalle, secondo me. No, era un'ombra. Ha tirato l'acqua? Chi? Non lo so, un tizio. Magari c'era qualcuno dentro. Oh, porco Giuda! Ecco.
Ma vai a quel paese, vai! Sto male. Beh, che... siamo a Rapture, queste cose sono... guarda, mi è venuta la tosse per sì. Assaltare le persone mentre sono al bagno. Bene, puoi provare a vedere cosa succede se attivi quella saracinesca. È il loro sport preferito, far venire gli infarti alla gente. Cazzo. Certo, assolutamente. Ah, l'altro bagno. Era solo l'altro bagno chiuso, niente di che. Però, vediamo se... aspetta, Kit, che non posso prendere. E... allora... Soldi. Ma qui sbaglio o magari è perché è l'inizio e sono un po' più facilitato, no? Vero? È per quello? Sicuramente questo aiuta tanto, Perché, ma... no, perché dicevo, quanti soldi, quante... ma, come diceva lo zio Dini, ma quasi quasi finisco giusto il piano? Sì. Finisco il piano. Va bene. Non siamo nulla. Vediamo. C'è tanta roba, puoi prendere quello. Perfetto. Puoi girare la prima cassaforte, ok. Vediamo se Non la giri? Non la giri? Sì, sì, non la giri. Sì, sì, non sì, la giri. Sì, sì. Sì, sì, sì. Non la giri. Sì, sì. Non la giri. Sì, sì. E dov'è? L'ho persa. Aspetta che devo prendere. Ma poi il carburante io ormai che carburante? La prima cassaforte. Signori miei. Tre, triplo colpo, con la blu, i potenziamenti. Boom! Wow. Le cassaforti girate possono essere ispezionate. Ferma lago sull'area blu mentre le giri per ricevere soldi extra. Soldi extra. Ma che cos'è? I rivetti non mi dai i rivetti, vabbè. Dove sei? Dai, dove sei? T'ho sentito, già sentito. Bene, mentre stavolta lo faccio, mentre lei finisce di uccidere, io ricordo di iscriversi al canale, mettere un like, condividere i video se lo ritenete necessario, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e tutti gli aggiornamenti che ci saranno. Noi vi salutiamo. E noi vi salutiamo e alla prossima!